Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Siamo al tutorial numero 51. Mi sono preso uno stacco, sto passando tutorial per un pochino perché volevo ripartire alla grande. Mi raccomando, c'è 50 tutorial per imparare a pattinare e oggi vediamo un tutorial particolare perché vediamo i 5 punti fondamentali per andare a fare in sicurezza una pattinata in paese, una girata in paese senza pensare che proprio sono in grado di andare a pattinare per strada. Lo scopriamo insieme. Ma quindi, come faccio ad accorgermi se so pattinare in strada? Prima di tutto, devo vedere se so fare bene le spinte. Vediamolo insieme. Mi raccomando, quindi piego bene le ginocchia e vado a effettuare una spinta, quindi vado a pattinare in avanti, alzo la gamba e vado 1 2 2. Adesso andiamo a affrontare il secondo punto e sono a fare le curve, curva a destra e a sinistra in maniera anche abbastanza stretta perché siamo in paese, quindi abbiamo disputato una pista così grande per farci la curva con calma, ma dobbiamo anche essere in grado di curvare in ambienti stretti con altre persone. Quindi andiamo a vedere le curve. Mi raccomando, in questo video è importante, in questo esercizio è importante fare il cambio di peso, quindi spostare le gambe in questo movimento. Quindi se avete difficoltà a fare questo movimento, sarà un casino. Andiamo a farlo insieme, curva a destra e curva a sinistra. Procedo con la spinta, quindi sempre spinte, ok? Curva verso te. Okay, gamba avanti e giro stretto, spinte e giro dall'altra parte. Abbiamo visto come effettuare le curve, come stare a fare le curve, come piegare e come girare in maniera stretta. Mi raccomando, prendete come esempio delle mattonellone, una pista, oppure in un metro e mezzo riuscire a curvare è importante. Altrimenti consiglio di fare ancora un po' di esercizio sulle curve perché è molto importante riuscire a schivare eventuali ostacoli. Però se non riesco a schivare o so bisogno di frenare, il terzo punto è le frenate. Quindi andiamo a affrontare le frenate insieme. Allora, qui affronteremo due frenate fondamentali, la frenata a limoni e la frenata a T. Se voi sapete già fare queste frenate potete andare in sicurezza in paese. Andiamo a vedere come sono le frenate a T. Ovviamente, frenata a limone, punte vicine, piego i ginocchi e vado a rallentare. Ok, frenata a T invece mi posiziono bello dritto e vado a portare la gamba dietro in questa posizione, a martello a T. Giustamente la regia mi diceva, mi sono dimenticato un piccolo punto, in cui quando vado alla frenata a T devo avere il peso sulla gamba davanti, ok? E piego le gambe, la gamba dietro è leggera, vado a portarci il peso quando voglio aumentare la frenata. Andiamo a vederle insieme, frenata a limoni e frenata a T. Forzo verso l'esterno e come avete visto mi sono fermato, ok? Questa è una frenata molto utile perché rallento, giù da una discesa, un cavalcavia, in questa frenata non accelero, molto importante fare questa frenata qui. Frenata T invece è una frenata che mi va a fermare facilmente. Apro, porto e porto dietro la gamba, allontano il peso sulla gamba davanti, voglio frenare, tac, sposto il peso dietro. Ok, avete visto? Sono arrivato in questa posizione. Questa è una frenata molto utile perché qui decido io quando frenare e quando fermarmi. Ok, ovviamente ci sono altre frenate più fighe da fare, ma non è questo il video in cui le andiamo a trattare. Ora andiamo al punto numero 4, che è come affrontare delle piccole discese e dei piccoli cambi di direzione. Ok, ci spostiamo qua. Ok ragazzi, come vedete questa è una rampettina, non è che è molto utile, però ci fa capire se siamo in grado di ammortizzare eventuali passaggi da pianura a discesa o dei dossettini, è molto utile. Come faccio ad affrontare io questa cosa qua, questa rampettina? Io devo arrivarci non così, non dritto, ma un piede avanti, un piede dietro e piegando leggermente le gambe. Uso gli addominali e ammortizzo. Più o meno accade questa cosa qua. E io parto, tac, e scendo. Come fate a capire se siete pronti per fare questa cosa qua? Beh, semplicemente non fate questi versi strani. Come vado a fare questo? Se io sto bello posizionato dritto, va bene. Movimenti strani tipo
per lanciarmi più davvero. Ecco, se io invece faccio 20 in quella maniera vuol dire non sono in grado ancora di ammortizzare o di tenere bene la posizione e mi vado a rischiare di cadere, di sedere, di cadere di faccia. Molto doloroso. Ok, adesso ci spostiamo a fare una mini discesina molto piccola con un cambio di direzione per vedere un po' come affrontarlo. Può essere molto realistico questo qua. Andiamo ad affrontare questa specie di S in leggera discesa, ovviamente è piccolina, non vi consiglio di andare a buttarvi solo in discese grosse, perché insomma, mi raccomando, questo è un video per chi comunque sia ha cominciato a pattinare e vuole provare ad andare a fare una girata in paese in sicurezza. Quello che io prenderò un po' di velocità, arriverò frenando, affronterò questa chicane in discesa cercando di non ammazzarmi sulle castagne. Quelle sono molto pericolose. Adesso facciamo una castagnata. Rallento col limone, mi butto in discesa, piego le gambe, e freno a T. Ok ragazzi, vi ho fatto vedere un po' come ho affrontato questa chicane. Ovviamente posso affrontarla in mille modi diversi, passando i video in cui la faccio senza frenare, la vado frenando sulla limone, la vado frenando sulla T, però l'importante è farla non andando troppo veloce, non perdere mai il controllo del pattino e comunque cercare di fermarsi sempre dopo la discesa. Cioè qui non è che devo prendere la velocità e fermarmi a monculi, se trovo un ostacolo e mi sbuca all'improvviso ci metto la velocità della frenata e la discesa faccio PAM! 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 L'ultimo punto che andiamo a vedere è l'ammortizzamento di superfici irregolari e dei gradini. Ci spostiamo un'altra volta di là. Andiamo adesso, andiamo veloce, veloce a scattare. Questa ragazza non sta lavorando bene. Ok ragazzi, l'altro punto importante e l'ultimo che è quello fondamentale è quello di affrontare superfici irregolari senza bucare magari. Quindi qui non posso stare dritto e scomposto, devo un po' piegare più i ginocchi e fare le spinte in maniera un po' più corretta. Cioè devo comunque forzare molto più nelle spinte per cercare di non cadere. Ok, la posizione è molto piegata, vedete? Non sto dritto, non cado, non patio così perché rischio di impuntarmi, vedete? E di andare a boccare male. Quindi consigli sono stare molto piegati, ammortizzare tanto con le gambe, questo è fondamentale. Se trovate un tombino, una buca, non ve l'aspetta. Se voi siete ritrovati alla prima buca, alla prima ostacolo, vi lanciate di faccia in questa maniera, arrivo dritto, non me l'aspetto, arrivo qua, boom, e finisco. Se invece io, guardate, attenzione, piego sulle ginocchia, piego, avete visto, stesso scalino però fatto in maniera diversa. Nel primo caso mi sono impuntato e mi stavo per lanciare, nel secondo caso avevo le ginocchia piegate, il patto ha saltato lo scalino e io ho ammortizzato le ginocchia. Molto importante questo da qua. Ok ragazzi, andiamo a fare gli scalini, vi faccio vedere come affrontarli in discesa e come non morire. Andiamo. Ok ragazzi, adesso ho fatto tre scalini semplici, ma tanto è per capire come fare. Allora, per salirli è molto semplice, devo mettere sempre la paperina e puntare la punta del pattino sullo scalino. Ok, e li salgo piano piano, in questa maniera qua. La punta forza, appoggio, rialzo, appoggio e rialzo. Infatti in quella maniera è molto più semplice che puntando il piede sullo scalino non andrò mai in avanti, perché il patio va in avanti, trova la scalina e mi si ferma, è come se mi impuntassi. Per scenderli è un po' più complicato, posso scenderli in due modi. Ok, se so conoscenza del patio li scendo di traverso lateralmente in questa maniera qua. Di traverso, mi fermo, scendo, mi fermo e vado. Sono molto sicuro, ovviamente devo stabilizzare questo movimento qua, okay? Altrimenti li posso scendere, ok, anche in questa maniera. Mi giro di sedere, stesso da punto, 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 punto e punto. Ok, in questi due modi sono abbastanza tranquillo di non cadere. Poi li posso scendere anche in un altro modo. Se ve la sentite potete provare a scenderli così, semplicemente in questa maniera. Ovviamente questi erano un po' troppo corti per fare una discesa, purtroppo non ho posti per far vedere i gradini in discesa, però con quelli è moderno, o con un 180 ci sta bene. La telecamera. Questi sono 5 punti fondamentali per andare in sicurezza in paese, secondo me. Ho ricordato di fare un video abbastanza ironico e comico. Da settimana prossima usciranno i tutorial nuovi, quindi mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina, metti piace al video se vogliamo pattinare insieme. Ciao raga!